E adesso invece sono andato, diciamo, a chiedere il permesso di raccontarsi a una youtuber di quelle proprio iper famose, seguitissima anche sui social e non solo. Sulla bocca di tutti. Sulla bocca di tutti, però come diceva anche lei prima in privato, nel bene e nel male, diciamo. E sto parlando di lei, Chiara D'Alessandro. Ciao Chiara. Ciao Maurizio, ciao Mattia e ciao Matteo. Ecco, ciao, Mattia. Ciao, bravissima. Sei tutti dove? Allora Chiara, in primis, come, come buon si vuole, insomma, come stai? Sto molto bene, grazie. Ecco, questo ci fa molto... No, certo, però questo ci fa molto, molto piacere, devo dire. Allora, è una puntata molto importante, anche perché il tema di cui abbiamo trattato è il body positive, no? Però prima di sapere anche un po' il tuo pensiero, andiamo anche un po' a raccontare chi è Chiara D'Alessandro, no? Com'è che Chiara D'Alessandro poi si è ritrovata ad avere così tanti follower, così tanti, insomma, contatti che l'hanno iniziato a seguire. Tu nasci, se non sbaglio, proprio da YouTube, insomma, i tuoi video su YouTube sono a un certo punto diventati virali. Esatto, allora io nasco facendo video che taventiavo, un po' più normalissimo, altro che così, no? Poi ho avuto l'esplua quando, ormai è famosissimo, dal video dei ladri e quando mi sono lasciata col mio ex. Ecco. Poi da lì è stato un salire di cose, un po' trash, un po' che parlo della mia vita e così. Insomma, un po' di tutti, sia persone che mi seguono con tantissimo affetto che tanti che salutiamo anche loro, poverini, ecco, dai, salutiamo un po' tutti. Allora, non ti posso negare, no, che il aver annunciato oggi di avere te come ospite durante la puntata ha scatenato un po' gli animi, sia in animo positivo che in animo negativo, no? Io se ne è parlato in privato, ti seguo da molto, penso di aver praticamente visto quasi tutti i tuoi video, a parte alcuni, no, a parte vabbè alcuni perché magari il tema non era di mio interesse, no? Però diciamo è normale, ne fai tanti di tanti tipi, però diciamo in tantissimi l'ho visti e devo dire che te sei sempre stata una che ha avuto molto una vita pubblica, cioè molto pubblicato della tua vita personale, no? E, sì, sì. Questa cosa di pubblicare molto della tua vita personale, no? Immagino che ti abbia fatto trovare sia in bene o anche in difficoltà con le persone, no? Allora, sì, diciamo, beh, io la difficoltà non l'ho vissuta, più che altro è solo una cosa mediatica che c'è questo, tra virgolette, odio, ma più che altro perché c'è stata tanta, tanta disinformazione, magari perché ci può, cioè, può stare, può anche non piacere, voglio dire, non è che devo per forza piacere a tutti. No, questo assolutamente comunque, no. Se non vi piace, vergognatevi, vi denuncio. No, sto scherzando. No, ma che, no, vabbè, certo, ovvio. Però, no, insomma, comunque... mettere così tanto la vita in piazza, non ti ha mai messo anche un po' paura a un certo punto? Cioè, per esempio, io magari non riuscirei, no? Sai, ho ricevuto anche minacce, proprio esplicite col... la mia via, che sanno dove abito. Cacchio. Tante cose, però io, sai che cosa? Se reagivo in maniera da farmi schiacciare a quest'ora, chissà anche che magari che fine avrei fatto. Se non fossi stata quella comunque persona positiva, combattiva che sono. E penso che comunque queste cose io devo anche ringraziare gli haters, perché comunque io già ero forte di mio, di carattere, mi hanno fortificato ancora di più. Ecco. Quindi allora per qualcosa te servono gli haters. A qualcosa sono serviti gli haters. Senti, invece entriamo anche un po' nel vivo della puntata di oggi, no? Che era quello di parlare del body positive. Allora, prima abbiamo avuto un'altra ragazza, Marzia, che è anche una delle conduttrici del programma, che lei inizialmente, io sai, giustamente quando ti trovi a parlare di una cosa non tua, tendi sempre molto a edulcorare coi termini, no? Quindi a dire magari una persona sovrappeso, una persona così. Invece lei ci ha tenuto a precisare che non bisogna girarci intorno, il termine giusto è grasso e quindi va usato grasso. Sei dello suo stesso pensiero? Allora no, perché allora io per me stessa lo uso, posso dire che sono pur tranquillamente, posso dire che sono obesa, non mi offendo assolutamente perché è la verità, sono obesa. Però sai cos'è? Ci sono persone che mi seguono e che comunque questa cosa a loro dà fastidio, quindi io trovo, diciamo, coniato tra virgolette il termine morbidose,
e quindi è una cosa un po' più carina che va comunque a descrivere la persona un po'... che effettivamente è obesa, capito? Perdonami, mi ricorda un po' Marshmallows, sì. Morbidoso, mi fa un po' sì, dai, mi fa un po' perfetto qui. Abbiamo tanta morbidosità, dai. No, ci sta, allora, in chat devo dire che sta succedendo di tutto. Fabrizio Corato ti saluta, insomma, ma ce ne sono tanti, Carletto, ciao, Fabiana. Io non leggo, quindi non lo so. Che colino, però devo dire che c'è anche che qualcuno che scrive cose magari non felici, però ragazzi, io... ma lo sappiamo, questo lo sappiamo. Però io devo dire la verità, io sono sempre scioccato da questo, perché se una persona non piace basta non seguirla, poi fondamentalmente nessuno è costretto, penso che Chiara D'Alessandro non stia con un mitra fuori la casa pensando che la gente la debba seguire per forza o se no vi spara. Penso che non sia... Chiara, confermi, no? Non sei con un mitra in questo momento, certo, per strada. Confermo. Ecco, ci quindi mancherebbe altro. Avete sempre la facoltà di scegliere di seguire o non seguire una persona, perché poi il body shaming, in realtà, che state dichiarando, lo fate voi in questa maniera qua, cercando di far vivere il difetto a una persona che magari in questo, nel suo modo, non lo vuole vivere. Però Chiara, una cosa importante, no? Io sono una persona abbastanza diretta, questo per te, come detto prima anche, essere il morbidoso è un problema? Allora, no, non è un problema, diventa un problema se ci sono problemi di salute. Io, facendo corona, fortunatamente problemi di salute non li ho. Okay. Quindi io lancio sempre il messaggio: dovete piacervi, perché comunque noi possiamo sempre dimagrire. Chi o fa offese così rimarrà sempre stupido a vita e rimarrà cattivo e povero d'anima sempre. Ecco, e sì. Poi, certo, giustamente bisogna mettere davanti la salute, che è la cosa più importante. Il problema a me personalmente nasce dal fatto che voglio avere figli, non rimango incinta. E questa è una cosa che può influire. Ho fatto tutti gli esami, magari è una cosa che non c'entra niente. Cioè, perdonami Chiara, no? Fai conto io fossi ignorante, quindi voglio capire esattamente cosa mi stai dicendo, no? Mi stai dicendo, se allora, ho capito bene... Allora, praticamente, io e mio marito stiamo cercando di avere figli. Certo. E, anche se tutto è a posto, che abbiamo fatto gli esami e tutto quanto, il ginecologo mi dice sempre... dimagrisci, che comunque quello potrebbe essere quello, visto che ci sono altri problemi, è sempre meglio comunque fare una gravidanza con chili in meno che comunque con chili in sovra, cioè chili di troppo, che poi è una gravidanza a rischio che può sfociare in altre cose, tipo, vedi, non voglio entrare nel dettaglio perché sennò parlerei di tutt'altro genere di cose e mi fermo qua. Però questo, io per il resto non riscontro problemi, perché io quando mi guardo allo specchio mi piaccio, mi vedo bella e onestamente non ho mai permesso a nessuno di dirmi quello che posso fare, quanto valgo, o se sto bene con una cosa piuttosto che con un'altra. Io sono sempre a testa alta ed il messaggio che mando è quello di accettarsi in primis, certo, di amare il proprio corpo e se si vuole, e soprattutto se è meglio per problemi di salute, intraprendete io non mi vengo le parole. Ma tranquilla. Certo, un percorso poi alla fine. Un percorso per fare una dieta che comunque vi fa stare bene con voi stessi, vi fa sentire più sicure, ma soprattutto per la salute. Per il resto non è che siamo diversi dagli altri, siamo marziani, o siamo da escludere, perché gli stereotipi e i canoni di bellezza sono assolutamente, certo, magra, se no tu sei da escludere. Assolutamente no, non è così, perché le persone che comunque in carne morbidose valgono tanto quanto tutte le altre persone. Ecco, quindi viva le morbidose, insomma. Proviamo a boudoir il partito delle morbidose. Siamo tutti morbidosi. Io al mare rigorosamente in bikini ci vado. E ho fatto pure un traio nuovo in bikini, non so se l'hai visto, ma sì, vediamo. Sì, ho visto. Allora, a parte che io ho amato le treccine bionde. Cos'era? L'estate scorsa, le treccine bionde, forse. Sì, l'estate scorsa. Le ho amate tantissimo. Io che sono pelato, insomma, puoi capire l'invidia. È stata un po' di invidia, secondo me, in quel caso. Allora, però, andiamo anche su un argomento un po' più leggero, no? Quello che poi si vede attraverso i tuoi video, vedendoli. Allora, a parte che ho capito che in famiglia c'è qualcuno che fa il kebab, perché ti ho visto spesso mangiare il kebab, se non sbaglio, mio cognato. Cioè, proprio
la pizzeria kebab. Ecco, quindi ti ho visto spesso mangiare il kebab, ormai lì mi era venuto il dubbio. E però, Chiara, allora, tu sei stata anche ospite da Barbara D'Urso. Ricordiamo questa cosa molto simpatica. Sì. Del giorno in spa insieme a Costantino Vitaliano, scusami. E ve lo posso dire assolutamente che è una persona super super alla mano, simpaticissimo. Quindi si è fatta una bella giornata alla faccia nostra alla spa con Costantino. No, la faccia vostra no, la faccia degli esseri rosiconi. No, io dico la faccia nostra perché qui salutiamoli. Ciao rosiconi, ciao, che siete anche qui a rosicare. Adesso ragazzi vi leggeremo anche in chat, quindi potete fare qualche domanda alla nostra Chiara. Le domande diciamo più interessanti saranno lette. Chiara, se vorrai potrai rispondere in diretta. Ma io ti dicevo alla faccia... Scusami Maurizio se ti interrompo. Ma tu lo sai che io sono logorrota, quindi... No, ma... Sotto rischio e pericolo invitarmi in radio. Ma figurati. Io sono andata rigorosamente in bikini senza problemi, mi hanno proprio ripreso ogni centimetro della pelle e non ho avuto nessuna vergogna, perché chi si deve vergognare sono ben altre persone, penso, non chi è in sovrappeso, chi è obeso come me per esempio. No, ma nessuno si deve vergognare di niente, insomma, siamo come siamo, niente, siamo belli come siamo. Assolutamente, testa alta ragazze o ragazze, testa alta, non fatevi schiacciare da nessuno. Senti, ma invece questo matrimonio com'è andato? Ma è stato bellissimo, è andato benissimo e che dirti, io ho visto la torta, bellissima, la torta stupenda. Hai visto? Dire. Ma anche una torta degna bella. Di un grosso grasso matrimonio, scusami. Grosso grasso matrimonio. La torta la più grossa di me a momenti. Però devo dire che Davide in qualche che in qualche modo è riuscito veramente a farti scordare Giuseppe. Io ti ho lasciato in dei video dove gli ultimi video dove poi parlassi di Giuseppe, insomma, dove il rapporto ti aveva veramente sconvolta, poi no? Scusa, mi sembrava un altro verso, non so perché. No, diciamo che allora, cioè, come ho detto, non mi va di parlare di questa persona perché è stato mio marito, ma non per altro. Certo. Però veramente io ero confusa inizialmente, non sapevo se era la scelta giusta, che poi non si è molto capito. Io ci ho cavalcato anche su sua storia, ci ho fatto un video, l'ho ammesso io stessa. Allora dai, però, ti stempero un po' facendoti un po' le domande che ti stanno facendo in però chat. Però mio marito è proprio il top, è Matto Alfa, è bellissimo Davide, noi l'abbiamo, allora devi capire in radio. Infatti lo vogliono, capito, è richiestissimo. Devi capire che siamo tre ragazzi. Ma è come se fossimo tutte sorelle in questo momento, tranne uno diciamo, è l'unico etero della radio, il resto siamo tutte sorelle, devi capire. Allora, la domanda che ti viene fatta è: ciao Chiara, ma Davide è vicino a te, lì che ti ascolta, fallo unire in radio. C'è Davide lì con te? Allora, Davide sì, è qua vicino a me, però purtroppo stasera ha mal di testa, scusate, mal di stomaco, e sta un po' sonnecchiando. Ha preso freddo per causa mia, perché va fuori sul balcone a fumare anche di notte, perché avevo un pochettino di catarro causa fumo passivo, e allora ha preso freddo. Allora, invece, Fabrizio Corato, quindi Davide... Amore, ti ha fatto saluto alla radio? Ciao a tutti, ecco. Ciao Davide. Ciao. Un saluto, ragazzi. È vivo, c'era una voce un po' d'altre tema, ma è vivo. Sta bene oggi, magari facciamo corna, No, ma che facciamo corna? Allora, invece, Fabrizio ti fa una domanda interessante. Fabrizio Corato, Chiara, dai qualche consiglio a chi è stato schiacciato dagli attacchi di panico da te, che sei riuscita a superarli. Allora, in realtà, io non li ho superati gli attacchi di panico, ci convivo. È diverso, perché non penso che comunque gli attacchi di panico si possano mai superare. Io questo non lo so, perché comunque non sono un dottore, però dalla mia esperienza ti dico che comunque ci sono periodi dove si sta bene, periodi che proprio non riesci neanche a uscire, che c'è tipo sviluppi di tipo anche agorafobia, che hai paura, che pensi oddio, il prossimo attacco di panico quando mi deve venire, vado lì, se sto male. E allora, cioè, tipo, sono tantissimi anni che ci convivo e basta comunque trovare un equilibrio. E io devo dire la verità, da sola non ci sono riuscita. Mio marito mi ha aiutato veramente tantissimo, perché io l'ho conosco con lui, attacchi di panico mi sono venuti raramente. Adesso soffro più che altro di attacchi d'ansia, che sono una cosa molto più gestibile. L'attacco di panico è qualcosa di veramente spaventoso, che ti sembra che ti venga anche l'infarto, È bruttissimo. E quindi è una cosa che
spesso viene sottovalutata, dice, ma c'è solamente un po' d'ansia, un po' di panico. No, realmente tu non ti senti che respiri, ti fa male il petto, ti gira la testa, ti senti impazzito, ti senti tipo in una gabbia. Ecco, però tu sei riuscito a conviverci, mi stai dicendo, insomma, sei riuscito a trovare un metodo per diciamo non farti soggiogare dalla paura. Praticamente mi ha insegnato a fare la respirazione nel sacchetto, poi il fatto che lui abbia lavorato sulle ambulanze ha influito molto. Poi mi sono dotata di saturimetro, e quando vedo che col saturimetro c'è l'ossigenazione al massimo, dico, sto respirando, sto bene, non mi sta mancando il respiro. Ti devi un attimino procurare questi aggeggi di saturimetro, il coso della pressione, e passa la paura, veramente. Quando c'è queste cose che riesci a, diciamo, auto-visitarti, certo, che non dice neanche questo termine, vabbè, un po' calma, un po' fa, veramente. Tante volte in passato è successo che chiamavo l'ambulanza perché non ce la facevo. È brutto, è davvero poi brutto, penso, insomma, che brutta esperienza. Ogni attacco è diverso, non siamo tutti uguali, assolutamente. Quindi, no, assolutamente così, no. Non, allora Chiara, io andrei anche a qualche domanda. Allora c'è una volta che stanno scrivendo, però perdonami, io non lo so, forse recente me la son persa, parlano di una sorella ritrovata. Non ho sorelle. Ah, ecco, allora è una cacchiata che stanno scrivendo, perché non capivo. Ma certo. Non capivo, infatti, certo, ma è una cacchiata. No, infatti ho detto, ho visto tutti i video, non avevo mai sentito parlare della sorella, ho detto, forse me lo son perso di questa cosa, perché parlavano di una sorella ritrovata. Vero, no. Va bene, mi stanno burlando a me. Invece hai la passione per Harry Potter, mi dicono. Sì, per Harry Potter, per Primark, per tante cose. Per tanti e Funko Pop. No, Hello Kitty, sì. Ti ho visto, perché ti ho visto con Hello Guarda, Kitty. Guarda, Hello Kitty, diciamo che è un po' passata, cioè mi piace, però non ho quasi più nulla di Hello Kitty, ma non perché però boh, non lo so, è passata, diciamo che forse quella fase fanciullesca in me è andata un po'. Anche però... perché Chiara, fermati, ma una cosa, ora poi scegli tu se dirla, magari sono maleducato, ok? No, però io sono rimasto scioccato, perché io le prime volte che vedevo i tuoi video pensavo, credimi, e ti parlo di, ho iniziato a vederli tre anni fa, che tu avessi 20 anni, 25 anni. Non sei il primo che me lo dice, ma lo dicono tutti quanti. Poi, anche tanto sì, è vero, sì, non ti nego che un giorno in un video per la prima volta vidi che parlassi di tua figlia, però io non avevo visto i video più vecchi dove compariva, e quindi rimasi scioccato, perché vidi la figlia, vidi che era grande, se no è impossibile, che l'ha fatta a 5 anni questa bambina, ho detto, no, è impossibile, a 19 anni, io ho 42 anni, lo puoi dire tranquillamente. Ah, ok, no, perché io sono rimasto scioccato, ma ti giuro, caspita, complimenti. Io pensavo avessi 25 Grazie. anni, 26 anni, cioè proprio tutta un'altra cosa. Sì, lo so, non lo so, però forse sai cos'è? È che io non truccandomi, mi trucco solo magari negli eventi importanti, la pelle non ha stress col trucco, penso che sia quello, non lo so, pure semplicemente genetica, non te lo so dire, comunque sì, tutti me lo dicono che sembro una ragazzina. No, ma che io stessa me lo dico, voglio dire. Che fai bene a dirtelo, sì. Dittelo sempre. Allora Chiara, io ti avevo chiesto 10 minuti, in realtà abbiamo parlato 20 minuti, sì. Cioè, pensa, sì. Cioè, sì. Abbiamo sforato piacevolmente. Abbiamo dai. Sforato piacevolmente tutto il palinsesto della serata, quindi una serata in ritardo di 10 minuti, però insomma ci ha fatto piacere parlare con te, anzi avrei parlato ancora, perché ci sarebbero in realtà tantissime le cose poi di cui parlare con te, però è stato veramente un piacere, insomma, averti ospite. Vabbè, magari lo faremo la prossima volta, continuiamo. Guarda, volentieri, facciamo uno spin off le storie di Chiara, secondo esatto. me ci vogliono 100 puntate, chiudiamo 100 puntate così, secondo me, 2 ore delle storie di Chiara. Allora invito comunque tutti i ragazzi che poi ci stanno ascoltando, come sempre, di seguire la pagina, insomma, Instagram Boudoir con 3R, Facebook Boudoir Mauriziano, stesso il sito Spreaker, insomma, sempre per rimanere collegati con noi tutti i mercoledì dalle 18 alle 20. Chiara, noi allora ci sentiremo sicuramente prossimamente, continua a farci sorridere, perché a noi ci fai sorridere anche quando ti arrabbi, sappilo, perché ci fai sorridere esatto, sempre. Esatto. Lo so, ma niente, so cosa vuoi, servono a questo, monetizzarci sopra, perché le loro inutilità le rendi utili con le monetizzazioni. Ecco, no, giustamente, prendere il positivo da ogni cosa. Vedi, sì, perché veramente se sto qua a raccontarti degli episodi,
di stalkeraggio che ho, guarda. No, allora, allora guarda. No, scusa, ti mette mai nei capelli, non l'ho fatta apposta. Scusami, no. Veramente. Allora, scusa, chi saluta per favore, vuole un saluto assolutamente. No, lei è la canzone. Non ho capito. Chiara, canta la hit. C'è una hit? Ci chiedono di cantare una hit prima di lasciare. La hit. Quale hit? Ehi tu. Ah, ehi tu. E se ti merda. Ehi tu. Aspetta. No, mi viene troppo da ridere. Vabbè. Allora, no, Chiara, ti chiediamo l'ultimo favore che chiediamo a tutti gli ospiti, sì? Che ce lo devono fare sempre come regalo, è proprio il jingle, così che dalla prossima volta in radio ci sarà anche il tuo jingle con la tua voce, quindi è... Ciao, okay. Sono Chiara D'Alessandro e anch'io ascolto Baudoir. 1, 2, 3. Ciao, sono Chiara D'Alessandro e anch'io ascolto Baudoir. E vai, fantastico. Chiara, ci sentiamo alla prossima. Ciao, Chiara, un abbraccio. Ciao, ciao a tutti, ciao, grazie per aver ascoltato, un bacione. Baudoir, una grande radio per grande diva.